Ovviamente, raga, l'OVA è stato, per quanto mi riguarda, il solito Dr. Stone. Cioè, non ho notato niente di diverso nel modo di raccontare, nel tipo di cose che sono successe. Sì, un classicissimo Dr. Stone di come è stata la prima e anche la seconda stagione. Ci hanno presentato questo nuovo personaggio, questo Ryu Sui, che a tutti gli effetti sembra una copia di Senku, per come si comporta, per il carisma che ha e anche per le conoscenze, devo dire. Non è tanto a livello di conoscenze scientifiche, qua più a livello di conoscenze di... Conoscenze su economia e robe capitalistiche, però me lo ricorda molto. Me lo ricorda molto Senku e sembra un bel personaggio lui. Diciamo che in Dr. Stone, a parte Senku e adesso Ryusui e forse Gen, non ci sono tantissimi personaggi belli. Anche Tsukasa, per certi versi, giusto per la rivalità con Senku, ma tutti gli altri personaggi sono un po' delle merdine. Cioè, non mi piacciono molto. Magari c'è giusto Crom per questa voglia di scoprire l'ignoto, di fare sempre di più tutto quanto, però. Sì, penso che gli unici personaggi decenti siano Senku, Ryusui, Tsukasa, forse un pochino Gen, ma finiscono lì. Ti ha pesato? È stato carino. Ecco, arrivando a questo punto, sinceramente a metà. A metà, perché nel senso, nel complesso, anche qua mi è sembrato abbastanza lunghetto come OVA. Abbastanza lunghetto e se escludiamo la parte finale, nel complesso non è che mi abbia intrattenuto così tanto. Quindi. Personalmente un pochino mi ha pesato come episodio, non mi ha entusiasmato così tanto come magari mi aspettavo, anche perché mi parlavate benissimo di quest'OVA. Cioè mi è sembrato un normale episodio di Dr. Stone, praticamente, niente di più, niente di meno. Solito modus operandi, solito modo di raccontare le cose, solita parte in cui programmano, fanno le invenzioni, le mettono in atto e tutto quanto, solite gag comiche che, beh, non mi fanno ridere. E mi è sembrato un normalissimo episodio, tranne per la parte finale che era comunque carina. Dalla parte nel cumulo Nembo era caruccia, ma nella norma, sinceramente, non mi ha. Cioè, non vi direi molto meglio del solito Dr. Stone. Il solito. Quest'OVA l'hanno fatto perché in puntate non avrebbe reso. Sì, probabile, probabile. E. Gli altri si limitano a seguire le indicazioni per ora. Sì, gli altri tizi, abbastanza. Cioè, a livello di personaggi non è che ci sono dei personaggi singoli che ti fanno dire, che ne so, questo è proprio un personaggio che da solo rende. Sono tutti Minion è brutto definirli, però sì, eseguono i comandi e finisce là. Cioè, hanno ovviamente le loro personalità, le loro robe, però di personaggi principali, Senku, ora Ryusui che l'abbiamo appena conosciuto, un minimo Gen e Tsukasa, giusto perché Tsukasa appunto è l'antagonista. E non è neanche un antagonista così brutto, sinceramente, Tsukasa, se non fosse che per adesso è scomparso. Quindi, bah, sinceramente non ho troppo da dire su questo episodio, è una preparazione alla terza stagione, cioè letteralmente hanno continuato da dopo la seconda stagione. Non so perché non hanno messo questo OVA all'interno della terza, magari come primi episodi della terza, o addirittura come ultimi episodi della seconda, però vabbè, la seconda magari aveva già 12 episodi, quindi non si poteva fare. Però vabbè, alla fine questo qua sarebbero stati due episodi, due episodi dell'anime, quindi magari hanno detto piuttosto che metterli nella terza stagione, li mettiamo come OVA e s'abbracciamo. Sì, gli altri sono un po' NPC, gli altri sono un po' NPC. E sì, ma pure a me Gen piace, non è male. Cioè, sono secondo me gli unici personaggi decenti. Anche Crom, per certi versi, non è male, ma non è che può fare molto. Quindi, sì, sono loro i personaggi migliori. Gli altri sono tutti dei Minion, non fanno niente. Cioè, non fanno niente, non sono minimamente importanti. O comunque fanno qualcosina, ma sempre niente di che. Ad altro è uscito 9 mesi fa all'OVA. Quindi, manco un anno fa è uscito. Nessuno che sa guidare un veliero è una cacata assurda. Ricordiamoci dell'Amerigo Vespucci, veliero d'eccellenza italiano. Che vuol dire? Non ho capito. Magari l'hanno fatto per il contentino, dato che avevano annunciato la 3 2 anni dopo la fine della 2. Ah, è vero. È vero, è vero, è vero, perché effettivamente Dr. Stone, quando avevano annunciato la terza stagione, avevano detto che usciva tra 2 anni. Cioè, mi pare che la terza stagione l'avevano annunciata nel 2021, dicendo che sarebbe uscita nel 2023. Quindi, tipo, nel mezzo, appunto, quindi nel 2022, hanno voluto dare il contentino per far uscire qualcosa. Per quanto mi riguarda questo episodio. Senza infamia e senza lode. Niente di più che un solito episodio di Dr. Stone, quindi non mi ha fatto dire wow, che bell'episodio. Detto questo, diamo il voto. Diamo il voto a quest'OVA, lo ficchiamo qua, direi. Ah, questo qua era Dr. Stone 2. 7, 8, 7,5, 7,5, 6,5, 7,5, 8 più 8, 8,5, 8,5, 8. Tra l'altro comunque davamo voti molto alti, ai tempi. Però mi sa che addirittura non c'è la prima. Quanto mi spiace di sta cosa? Cioè, mi sa che la prima stagione di Dr. Stone non l'avevo salvata. Comunque, raga, per quanto riguarda il voto a questo OVA di Dr. Stone, io mi sento di dare un fierissimo e onestissimo 7. 8,06.
Quindi il vostro voto è un 8,06, il mio voto è un 7. E raga, lo so, cioè io che vi devo fare? Nel senso, lo sapete che non sono un fan di Dr. Stone e questo episodio, sinceramente, non mi ha fatto minimamente cambiare idea, perché non... nel senso... no, non... 8 non glielo darei mai a questo episodio, però va bene così. E sinceramente l'ho trovato anche troppo, fin troppo lungo per i miei gusti. 50 minuti poteva essere un po' più cortino, non ho visto la necessità di farlo così lungo questa parte, sinceramente. Quindi, signori, questo è stato il primo episodio della terza stagione di Dr. Stone. Un primo episodio di preparazione, proprio come piacciono a noi. Ma in realtà, anche qua, non ci ho trovato niente di particolarmente brutto in questo episodio. Un episodio onesto che segue anche la roba dell'OVA. Ma sapete il motivo anche per cui l'ho penalizzato molto l'OVA? Perché, nel senso, da un episodio da 50 minuti, secondo me... uno si aspettava, io mi aspettavo un po' di più, cioè mi aspettavo un po' di ciccia in più. Posso accettare tranquillamente un episodio come questo, in cui comunque qualcosina fanno, non è che fanno buttanate, cioè ci sta comunque questa cosa dell'agricoltura, coltivano i campi di grano, mappano l'intera area, cioè non è uno di quegli episodi inutili, e in più dura solo 20 minuti, quindi non è... Mentre l'OVA invece, sì, ok, abbiamo trovato Ryusu, abbiamo fatto la mongolfiera, però comunque mi è sembrato che in 50 minuti... magari potevano far vedere qualcosina di più, per quello l'OVA mi è sembrato un po' più pesante. Poi ho apprezzato anche le reference a Minecraft in questo episodio, carucce. Quindi, diciamo, questo episodio qua, come primo episodio di Dr. Stone, mi limito a dire anche qua, molto simile a un inizio di seconda stagione di Dr. Stone. Il dilemma è uno solo: se mi continuano questa terza stagione come hanno fatto la seconda stagione, io personalmente mi cago il cazzo. Cioè, episodi di questo tipo non sono un problema, assolutamente, vanno bene episodi così, non era neanche così annoioso questo, assolutamente. Il problema è quando me ne infilano 4 di fila. Quando mi infilano 4 episodi di fila come questo, mi cascano i coglioni. Quindi è questo il problema che avevo riscontrato nella seconda stagione di Dr. Stone, che eravamo arrivati a un punto in cui per 6-7 episodi di fila, una noia mortale, veramente, non succedeva una sega di niente, cioè una cosa... tutti episodi come questo, che se visto una volta, onesto, non è brutto, però se visti per 3, 4, 5, 6, 7 settimane di fila, considerando anche che non è che sono episodi tutti di fila, come l'OVA, alla fine l'OVA è come se fossero stati 2 episodi di fila, forse pure 2,5 episodi di fila, te le vedi in una botta e va così. Gli episodi settimanali... tu aspetti una settimana, quindi comunque aspettando una settimana parti col presupposto di voglio vedere qualcosa di interessante. E quando aspetti una settimana e ti ritrovi un episodio non brutto, ma un pochino, come dire, lento, barra, in cui non succede troppo, barra, un po' privo di contenuti interessanti, ti caghi il cazzo. Quindi questo è stato il motivo principale per cui a me la seconda stagione mi ha annoiato tantissimo, perché purtroppo abbiamo ricevuto un inizio noiosissimo, e la seconda parte, che è stata la parte della guerra, che comunque è stata una parte interessante, non è riuscita a compensare, perché mo parliamoci chiaro, pure la guerra non era niente di che. Quindi mo spero che in questa terza stagione un episodio come questo va bene, anche se possiamo dirlo, non è proprio un inizio di stagione che mi fa dire wow, che inizio. No, tipo la seconda stagione, va bene, basta che non mi continua così per 7 episodi, perché basta, per favore, no. Tu pensa quella parte divisa in episodi ti saresti rotto il cazzo? Sì, no, ma infatti è quello che ho appena detto, cioè l'OVA... 3 episodi di fila come l'OVA vanno bene, però comunque è un'OVA un pochino, forse si dovevano impegnare di più. In una stagione 3 episodi di fila pesano molto di più. Hanno fatto l'OVA, capirai Corvi, capirai, è vero, se non facevano l'OVA da 55 minuti sarebbe stata la stessa season, praticamente la stessa roba della seconda stagione. Avremmo avuto i primi 3 episodi, anzi forse i primi 5-6 episodi, perché io non credo che dal prossimo episodio già inizierà il bordello, penso che forse tra 2 episodi inizierà a smuoversi qualcosa almeno. Ci saremmo ritrovati come la seconda stagione se non facevano l'OVA, ovvero i primi 6 episodi tutti così. Quindi io non ho più che altro ben capito come mai, non tanto come mai Dr. Stone piace così tanto, ma cioè a voi non vi dà un po' fastidio dopo un po'? Ritrovarsi episodi, non come questo, però il discorso che ho fatto in merito alla seconda stagione, molti dicono vabbè, ma non era niente, alla fine non era così male. Io non lo so, ma ho avvertito proprio durante la seconda stagione, ma anche durante l'OVA, parliamoci chiaro, delle parti proprio che dicevo vabbè, però senso, è sempre la stessa roba alla fine. Cioè il modo di raccontare di Dr. Stone, il modo in cui loro sperimentano e fanno vedere gli esperimenti, le cose scientifiche, diciamo che è la cosa che carria la serie. E fin dalla prima stagione, ogni singolo episodio che ci portiamo avanti, questo modo di... le nuove invenzioni,
gli esperimenti, le robe. E nella prima stagione funzionava bene perché, uno, era una novità. Due, possiamo dire che comunque ogni tot episodi succedeva qualcosa di interessante, perché eravamo agli inizi. Mi ricordo proprio Senku che incontra Tsukasa, costruisce il villaggio, incontra il ragazzo. C'erano sempre nuovi personaggi interessanti perché eravamo agli inizi, stavano scongelando, togliendo la pietrificazione da tutte le persone. Quindi, come dire, la prima stagione funzionava bene. Inoltre ci mettevano pure degli episodi incredibili, tipo quello sul passato del padre di Senku, veramente clamoroso. E quindi la prima stagione, ok. Il fatto è che arrivati alla terza stagione, superando anche la seconda, episodi come questo, io personalmente li avverto come noiosi / ripetitivi. Cioè, è questa la roba che mi trasmette questo episodio qua. Non è un episodio brutto, però è sempre la solita cosa. È dalla prima stagione che vediamo sempre questo. Quindi, non so se non è che è brutto, semplicemente, boh. Cioè, sono episodi in cui non è che succede troppo e il modo di raccontare gli esperimenti, le robe, tutto quanto, è sempre lo stesso. Quindi a me non lo so, non mi fa molto effetto. Cioè, episodi di questo tipo non mi intrattengono molto, sarò sincero, questo è il fatto. E 15-16 di arco pieno l'isola, praticamente il tempo di fare la nave e andare. E quindi purtroppo, già lo so, questa prima parte di stagione sarà uguale alla seconda stagione. Già me lo immagino, sarà uguale, tale e quale alla seconda stagione. Il problema della seconda è che ci aspettavamo una guerra e nella prima non avevamo questo problema. No, ma ripeto, la prima funzionava perché c'era sempre qualcosa di nuovo da fare. Cioè, le robe nuove arrivavano di episodio in episodio, personaggi nuovi, cose nuove. E poi, altra cosa da non sottovalutare, come dicevamo pure prima, non è che in questa serie i personaggi brillino per... Cioè, parliamoci chiaro, a meno che non ci sta Senku, uno fa fatica pure a trovare alcune parti interessanti. Cioè, Senku carria proprio tantissimo. Nelle parti in cui non c'è Senku, io avverto proprio... Si sente proprio la mancanza, fa tutto lui. Ok che è il protagonista, però... Mo, per fortuna ci sta Ryusui. Per fortuna ci sta Ryusui che, parliamoci chiaro, è la copia di Senku. Quindi non è che si sono manco sprecati più di tanto a introdurre un nuovo personaggio interessante, perché hanno fatto proprio la copia. Hanno preso Senku, preso stampino, con un altro personaggio con stesso carattere, design simile. Quindi, vabbè. Forse ti do ragione per l'anime, è molto più lento nel rare rispetto al manga. Per me il vero Dottor Stone è quello che non... E quello che mi piace sono gli esperimenti e le invenzioni come questi. No, no, infatti sono belle queste cose. Non dico che sono brutte. Solamente sono le stesse che vediamo dalla prima season. Cioè, ogni volta il modo di raccontare è quello, le robe che più o meno succedono è quello, le cose che si inventa Senku. Cioè, tu sai già sempre quello più o meno che Senku troverà un modo, te lo racconterà in questo modo. Quindi non fa lo stesso effetto di quando lo vedevi nelle prime season, che era una cosa figa. Dicevi, mazza che figata come lo raccontano, le robe che spiegano. Adesso è diventata più una cosa normale, ed essendo diventata una cosa normale, almeno... Personalmente non mi intrattiene più di tanto. Questa è la roba che sto avvertendo io. Ricordiamo che i disegni e character design sono così dettagliati come quelli di Boichi, sono complicati da animare, per questo vanno sempre a ribasso. Ah vabbè, dici a livello qualitativo che non è niente di che, ma onesto comunque Dottor Stone, cioè non ho mai avvertito chissà quali problemi in Dottor Stone. Onesto, sì, non è che è incredibile, ma carino, dai. No, ma io la prima stagione ho dei ricordi bellissimi della prima stagione, perché aveva delle parti molto molto belle. Della seconda non posso dire altrettanto, perché la parte della guerra aveva forse uno o due episodi belli. Gli altri della guerra stessa, brutti, cioè non erano niente di che. Mo in questa terza stagione, considerando che si dovrebbe scoprire chi è l'artefice della pietrificazione, in realtà mi aspetto tanto da questa stagione. Il problema però qual è? Che se io arrivo a questa parte dell'isola... dopo essermi sorbito 6 episodi come questi, io regà non gliela faccio. Quindi mi spiace, ve lo dico, considerando l'andazzo che sto notando e anche questo primo episodio, io non lo voglio portare Dr. Stone, perché so già che se è come la seconda stagione, e me l'avete praticamente mezzo confermato in chat, io mi annoio a morte. Quindi non gliela faccio. Purtroppo le cose che ha da offrire Dr. Stone in episodi come questo non sono abbastanza per giustificarmi un mese e mezzo di episodi così. Non gliela faccio. Quindi o lo portiamo dal momento in cui diventa bello, quindi magari gli episodi me li vedo per conto mio, oppure non lo so. Comunque, per quanto riguarda questo episodio, io personalmente gli darei anche qua un 7, gli darei probabilmente. Perché a differenza dell'OVA, che era un episodio da cui mi aspettavo di più, questo è stato un episodio proprio normalissimo. Un episodio onesto, da 6. Cioè, l'OVA avrebbe dovuto avere pure un po' di più, ma gli ho dato 7. Questo episodio gli darei un altro 7, perché comunque è un episodio normale di stagione che fa il suo 7. Altrimenti lo vedi anche come un peso. No, ma è per quello, anche perché, cioè, parliamoci chiaro, io vedendo ogni settimana episodi simili a questo, cioè, anche che vi devo dire?
Non c'è molto da dire. Non sono episodi particolarmente interessanti. E mi annoio. È meglio evitare, meglio evitare. Anche perché sennò poi finisco per dare voti brutti e non mi va. Cioè, di dare pure voti. Perché tanto sono sicuro che mo ci sarà magari pure qualche episodio meno interessante di questo. In cui. Non so bene mo cosa potrebbe succedere, però capiamoci. Meglio evitare, secondo me. Comunque, la media dei voti è 7,69. Il mio voto è 7. E questo è quanto.